Questa era la efficienza e potenza della modulazione M aria lineare. A questo punto valutiamo la probabilità di errore. Guardando questa equazione qui, mi accorgo che c'è anche qui lo stesso taglio di prima. Non è che questa è uguale alla radice di con m. Questa è l'ampiezza. Non può essere radice di con m perché questa può essere anche negativa. Questa è una generica ampiezza a con m. Bene. Quello che voglio dire è effettivamente l'energia è a con m quadro. Ora, se questa è negativa, il suo quadrato comunque diventa positivo. Però non posso dire che questa è radice di con m, va bene? Non so se mi sono spiegato. Sì, questo è un coefficiente a con m per la radice, dell'energia del segnale. No, dico che questo coefficiente qui con m. Lo posso, è un'ampiezza, ok? Lo posso chiamare con m. L'energia è a con m quadro. Invece qui ho scritto tutto questo oggetto è radice di con m, no. Scusate, radice di con m non è detto, perché questo può essere anche un coefficiente negativo. Come fa a essere una radice uguale a un coefficiente negativo? Allora mi serve un passaggio in più. Chiamo questo oggetto, lo chiamo a con m, l'energia è a con m quadro. Oppure, se preferite, non dategli proprio alcun nome. E qua sotto, se questa è la rappresentazione geometrica, e con m è uguale a questo coefficiente al quadrato. 2m meno m meno 1, insomma è solo un fatto di notazione, utilizzate la notazione che volete, purché sia consistente, senza errori di battitura come è capitato a me prima, chiamando la radice di con m un coefficiente può essere anche negativo. Va bene? Probabilità di errore. Per valutare la probabilità di errore intanto dobbiamo capire di che modulazione stiamo parlando, se di che demodulatore stiamo parlando, perché la probabilità di errore si fa in recessione, cioè a valle del demodulatore. Il demodulatore è un demodulatore coerente o incoerente, o meglio, la trasmissione è in banda base e in banda passante. Che se la trasmissione è in banda base, allora la regola ML la conosciamo, è a minima distanza. Se la trasmissione è in banda passante, invece bisogna vedere se la demodulazione è coerente o incoerente. Perché se è coerente la regola ML è a minima distanza. Se è incoerente invece dobbiamo fare logaritmo dell'e con 0 e bla bla bla, tutto quello che abbiamo detto. Ora mi chiedo, posso fare una demodulazione incoerente quando la modulazione è in banda passante? No, perché è costoso costruire un dispositivo per recuperare la fase. Ho tanti soldi. L'informazione qui è immagazzinata nell'ampiezza del segnale, lo vedete? Se l'informazione è immagazzinata nell'ampiezza del segnale, sto in banda passante, una fase aleatoria introdotta al canale vi può far cambiare un segnale che era positivo in uno negativo. Di conseguenza non è possibile fare una demodulazione incoerente. L'abbiamo già detto, questa è una generalizzazione del caso dal binario a n-mario, del lineare. Se il lineare binario non poteva essere demodulato in maniera incoerente, perché? Perché l'informazione è immagazzinata nella ampiezza del segnale, quindi il binario antipodale era fase 0 oppure fase π. Se il canale introduce una rotazione di fase aleatoria che cambia la fase, avete perso l'informazione. Qui è la stessa situazione. Demodulazione incoerente non può essere fatta. Quindi analizzeremo soltanto il ricevitore ML, cioè quella minima distanza, che va bene per una modulazione in banda base oppure per una modulazione in banda passante con demodulazione coerente.
Bene, in questo caso è a minima distanza. Va bene? E i segnali potrebbero essere questi: il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e così via. Questo vi ho detto S1, questo è S2, questo è S1. Ma fatemi fare un disegno un po' più ampio, così ho spazio per... Ora, se questa è la rappresentazione geometrica dei segnali e utilizzo la regola a minima distanza, quali saranno mai le regioni di decisione? Intervalli. Cioè il luogo dei punti in cui quei punti sono più vicini a un segnale rispetto che a tutti gli altri segnali. Se guardo il segnale S2, prendo questo e prendo questo, questa è la regione di decisione. La regione di decisione per S1 chi è? Da un infinito a questo punto. Per S3? Da qui a qui. E così via. Ecco la regione di decisione. E la probabilità di errore quale sarà mai? Se questa è S con M. Bene, la probabilità di errore sul simbolo, se i simboli fossero più probabili, è 1 su m sommatoria per i che va da 1 o per m piccolo che va da 1 a m grande della probabilità di errore condizionata al fatto che ho smesso s con m. E fin qui non ho scritto nulla di particolare, ho detto che la probabilità di errore media è la media delle probabilità di errore condizionate, come abbiamo sempre fatto. L'ho voluto scrivere in questa maniera perché le probabilità di errore condizionate non sono tutte uguali, e lo capite bene dalla forma delle regioni di decisione. Ci sono alcune regioni di decisione che sembrano simili fra di loro, questa, sono intervalli, e altre regioni di decisione che sono differenti, la prima e l'ultima, perché sono semi-intervalli, lo vedete? E allora immagino che se ho regioni di decisione differenti avrò probabilità di errore condizionate differenti. Alcune, quelle qua dentro, saranno tutte uguali. Altre, primo e l'ultimo, saranno differenti. Le calcolo tutte quante e ne faccio una media. Prendiamo la generica probabilità di errore sul simbolo, dato che ho trasmesso S con M, dove S con M è un punto interno, quindi da 2 fino a M-1. Nel disegno potrebbe essere quello lì. Questa regione di decisione è mesima, questa distanza è di mezzi, questa distanza è di mezzi, perché i simboli vicini distano di D. Quindi la regione di decisione è una palla, una sfera, un intorno del simbolo a raggio di mezzi. Va bene? Quando è che si commette errore con questa regola di decisione a minima distanza? Quando il segnale ricevuto cade al di fuori di questa regione di decisione. Ad esempio quando R sta qui. Oppure quando R sta qui. Cioè quando la distanza fra R e S con M è più grande di mezzi. In questo caso ho commesso un errore, perché la distanza fra R e S con M è più grande di mezzi. In questo caso non ho commesso un errore, perché la distanza fra R e S con M è più piccola di mezzi e dunque cade nell'ennesimo intervallo di decisione e non ho commesso errore. Se la distanza è più grande, cado di fuori, o di qua o di qua.
Quindi è chiaro che la regola di decisione minima di istanza in questo caso dà luogo a questa probabilità di errore, alla probabilità che la distanza fra R e S con M è più grande di mezzo, dato che ho trasmesso S con M. In questo caso ho un errore. Conto semplice abbiamo visto più volte. Quando abbiamo valutato la probabilità di errore sul bit per una modulazione binaria, avevamo un'espressione del genere. Non c'era il modulo, ma c'era comunque R-S maggiore di mezzo. Come si fa a procedere in questi casi? Al posto del segnale ricevuto ci si mette la sua espressione, che è segnale trasmesso, in questo caso S con M, perché condizione S con M più rumore. E quando ci sottrae S con M stesso, rimane solo il rumore. Il segnale ricevuto R, quando ho trasmesso S con M, si chiama S con M più rumore, perché condiziona S con M. Di conseguenza, R meno S con M si chiama rumore. Ma infatti, se io ho trasmesso questo segnale e ricevo questo, è perché il rumore è più grande in modulo di mezzo. Se ho trasmesso questo e ricevo questo, è perché il rumore è più grande in modulo di mezzo. N è una variabile teorica gaussiana a media 0 e varianza sigma. Basta standardizzarla, cioè sottrargli la media. A parte che c'è un modulo qua, ma non mi interessa, la media è già nulla. E divido per la deviazione standard, ottengo, dividendo a destra e a sinistra per la deviazione standard, la probabilità che una gaussiana a media 0 e varianza 1 è maggiore di su 2 sigma. La gaussiana è però il modulo. Qual è la probabilità che una gaussiana 0,1, quindi standard, assuma valore in modulo più grande di una quantità x? Se il modulo deve essere più grande di x, dove x è questo punto qui, mi serve quest'area qua e quest'area qua. Questa è la probabilità che una gaussiana standard in modulo assuma valori maggiori di x, la coda di destra e la coda di sinistra. Ma la coda di destra si chiama Q, la coda di sinistra è uguale alla coda di destra, quella probabilità è 2 volte Q, la funzione CDF della gaussiana. Quindi è 2 volte Q di D su 2 sigma. Chiaro? Quindi queste probabilità di errori condizionate, qui, per tutti gli m che vanno a 2m-1, sono tutte uguali, perché l'ho voluto da lì, era un generico m, e fanno 2 volte Q di D su 2 sigma. Le uniche differenze sono la prima e l'ultima. Quindi qui abbiamo, escludendo la prima e l'ultima, ne rimangono m-2. m-2 volte Q di D su 2 sigma. E sono quelle che vanno per m uguale 2, 3, 4 fino a m-1. Sono m-2. Ci ho tolto la prima e l'ultima. E sono tutte uguali e fanno Q di D su 2 sigma. Ora ne manca la prima, probabilità di errore dato S con 1, e l'ultima, probabilità di errore dato S con M. Le vado a calcolare e le aggiungo lì. Per 2 pure? Sì.
abbiamo detto che 2 Q di su 2 sigma, perché quella, le probabilità di errore interne e il modulo S maggiore di. Rifacciamo questo stesso conto per il primo segnale e per l'ultimo segnale. Primo segnale, S con 1. In questo caso si commette errore quando? Questa è la regione di incisione per S con 1. Un semi-intervallo che va dall'infinito a S con 1 più di mezzo. Quando è che commetto errore? Quando il segnale ricevuto sta qui? No, soltanto quando sta qui. Se R sta qui, a destra di questa soglia, commetto un errore perché scambio il segnale trasmesso, che in questo caso era 1, S con 1 con qualche altro S con M, S con 2, S con 3, S con 4, qualsiasi altro. Se invece sta qui, vuol dire che io ho trasmesso S con 1, ampiezza negativa, perché il primo è quello che sta a sinistra dell'origine, il rumore è negativo, grande, me lo sposto a sinistra, ma rimane sempre nella regione di incisione per omega con 1. Dunque, in questo caso, io commetto errore soltanto quando R è maggiore di S con 1 più di mezzi. Dato S con 1. Ma ricordando che se ho trasmesso S con 1, R è uguale proprio a S con 1 più rumore, questo corrisponde a chiedere che la probabilità, che di valutare la probabilità che R meno S con 1, cioè il rumore, sia maggiore di mezzi. Infatti, soltanto se il rumore è positivo mi può spostare questo segnale a destra e va in un'altra regione di incisione. Se il rumore è negativo, me lo fa rimanere a sinistra. Ok? Ripeto, se io trasmetto questo segnale e il rumore è positivo, nessun problema. Positivo, nessun problema. Positivo, ma più grande di mezzo, problema. Se invece è negativo, nessun problema se è piccolo, nessun problema se è grande, nessun problema se è grandissimo negativo. Perché rimane sempre in omega con 1. Divido a destra e a sinistra per la direzione standard e ho probabilità che una gaussiana standard sia maggiore di D su 2 sigma. Si chiama Q di D su 2 sigma. Perché la coda è di destra. Quindi qua ci devo mettere più la probabilità di errore condizionato del primo simbolo, che è 1 su m q di d su 2 sigma, e mi manca da calcolare soltanto l'ultima probabilità di errore, quella di s con m, l'ultimo segnale. Ok? Per l'ultimo segnale procedo esattamente della stessa maniera. Qui ci metto S con M. Faccio un disegnino relativo alla regione di decisione omega con M, che stavolta è l'ultima a destra. Quindi abbiamo questa situazione qui. Questa è S con M. Questa è la regione incisione. Un semi-intervallo che va da S con M meno di mezzi a infinito. Quindi l'unico modo per commettere errore qui adesso è avere un rumore che non è positivo ma è negativo, molto negativo, più grande di, più piccolo di meno di mezzi. Così ho un errore. Perché il segnale ricevuto cade nel semi-intervallo nell'intervallo di decisione sbagliato, nella regione di decisione sbagliata, perché questi sono tutti intervalli ma il primo è un semi-intervallo. Quindi deve succedere che R
segnale ricevuto deve essere più piccolo di S meno di mezzi. Più piccolo di S meno di mezzi. Dato che ho trasmesso l'ennesimo segnale. Insomma, rifaccio gli stessi conti. È tedioso e dà risultati ovvi. Quindi, come prima, mi chiedo qual sia la probabilità, sfrutto il condizionamento, se ho trasmesso l'ennesimo segnale, il segnale ricevuto si chiama ennesimo segnale trasmesso più rumore, e quindi R meno S con M si chiama rumore, che stavolta non è maggiore di mezzi, ma è minore di meno di mezzi. Ma l'avevo già capito da qua, per commettere errore mi serve un rumore negativo, non positivo, e molto negativo, più piccolo di meno di mezzi. Ma questo significa chiedersi quant'è la probabilità che una gaussiana sia più piccola di un numero negativo, quindi la coda è sinistra. È sempre Q di quel numero là, senza il meno. È come chiedersi Q di il punto è meno D su 2 sigma, voglio questa coda, se questo qua si chiama D su 2 sigma, questa probabilità è sempre Q di D su 2 sigma. Perché la coda sinistra è uguale alla coda di destra. E quindi fa sempre. Quindi è minore di meno, ma fa sempre Q di D su 2 sigma. Quindi qui, che mi mancava solo l'ultimo termine, quello relativo al simbolo ennesimo, è identico a quello relativo al primo simbolo, e qui ci metto due volte. Questi sono m meno due termini, tutti quanti pari a 2q. E questi invece sono due termini, ma uguali a una sola volta q. Perché questi sono intervalli, e questi invece sono due semi-intervalli. Qui ci sta soltanto la coda di destra o la coda di sinistra, ma sono due volte. La coda di destra per il primo segnale, la coda di sinistra per l'ultimo, e qui ci sono coda destra e coda sinistra per tutti i segnali che sono meno 2. Di conseguenza possiamo dire che la probabilità di errore sul simbolo diventa m meno 2 volte 2q più 2 volte più una volta 2q fa m meno 1 volte 2q. Questa è la probabilità di errore sul simbolo, ma scritta in questa maniera non ci piace perché c'è rimasta sigma la varianza del rumore, ma nel nostro caso il rumore è quello gaussiano, quindi la varianza del rumore sigma quadro si chiama n0 mezzi. E in genere D è distanza minima, ma noi la vogliamo sempre in funzione dell'energia media per bit. Ma fortunatamente sappiamo la relazione che ci sta fra D e energia media per bit, eccola lì sopra. Quindi ricordando che sigma si chiama radice di n0 mezzi e D è quel numero lì, la probabilità di errore sul simbolo diventa 2 volte m-1 su m diviso m quadro meno 1, e poi c'è al denominatore un'altra radice che contiene il 4, perché 2 sotto radice diventa 4, per n0 mezzi, cioè 2n0. Il 2 semplifica il 12, che diventa 6.
Ok. Non 24? Cioè al denominatore 2, al denominatore c'è 4 per n0 mezzi, cioè 2 al denominatore. Ah, ok. Che si semplifica col 12 al numeratore e rimane 6. Al denominatore c'è 2 sigma diventa radice di 4 sigma 4 che diventa 4 n0 mezzi, cioè radice di 2 n0 al denominatore. Ok? Sì, ok. Una curiosità, questa è una modulazione in cui la costellazione segnale è molto regolare. Qualcuno si potrebbe chiedere quanto valga la nearest neighbor approximation e la nearest neighbor union bound, che alle volte possono essere utili perché magari non ricordo l'espressione della proprietà dell'errore, non mi va di regalarmela. Proviamo a vedere quanto fa la nearest neighbor approximation e il nearest neighbor union bound. Quindi due osservazioni, una sola osservazione. Il nearest neighbor union bound dice che la probabilità di reso simbolo è minore o uguale al numero medio dei vicini per Q di D su 2 sigma. Ora, vi ricordo che la costellazione era fatta così: S con 1, S con 2, S con 3, continua di sospensione, S con M, S con M-1. Qual è il numero medio di vicini? Beh, è molto semplice. Ci sono m-2 segnali centrali che hanno due vicini, uno a sinistra e uno a destra. Ce ne sono m-2 su m, quelli centrali, che hanno due vicini, uno a sinistra e uno a destra. E poi ci sono due segnali su un totale di m, quindi una frazione pari a 2 su m, che hanno un solo vicino. Il primo ha un solo vicino a destra e l'ultimo ha un solo vicino a sinistra. Quanto fa questo numero? 2m-1 su m. Quindi la nearest neighbor union bound è esattamente uguale alla probabilità di errore sul simbolo. Quindi in questo caso il nearest neighbor union bound non è un bound, vale col segno di uguaglianza. E la nearest neighbor approximation? Diceva che la probabilità del reso simbolo è circa uguale quando ogni segnale ha un certo numero di vicini a distanza di min e quando il rapporto segnale-rumore è sufficientemente elevato, cioè D è molto maggiore di sigma, al numero medio di vicini a distanza di min per Q di D su 2 sigma. Ora ho cancellato il disegno precedente, però se lo ricordate, i vicini, se erano vicini, erano a distanza di min, altrimenti non erano vicini. Di conseguenza il numero medio di vicini e il numero medio di vicini a distanza di min è lo stesso, perché tutti i vicini sono a distanza di min. E allora anche in questo caso la nearest neighbor approximation non è un'approssimazione, ma è proprio un'uguaglianza. Quindi se per caso state facendo il compito e
running out of time, quindi non avete tempo, perché sta finendo il tempo. E non vi va di ricavarvi, o non avete tempo di ricavarvi direttamente la probabilità di errore sul simbolo per la modulazione lineare e maria. Facile. Prendete linear estremable union bound, linear estremable approximation. In questo caso non sono approssimazioni a bound, ma sono proprio la probabilità di errore. Ok. E la probabilità di errore sul bit, perché noi siamo interessati sempre a quella. Beh, qui c'è poco da fare. Ricordatevi che è sempre minore uguale alla probabilità di errore sul simbolo ed è sempre maggiore uguale della probabilità di errore sul simbolo diviso con 2 di n. E questo qui diventa un circa uguale se si utilizza la codifica di Gray e il rapporto segnale rumore è sufficientemente elevato. Che è quello che abbiamo sempre detto. L'unica domanda che dovreste porvi è: in questo caso posso fare una codifica di Gray? La risposta è sì, è anche molto semplice, perché vi faccio l'esempio con quattro segnali. S con 1, S con 2, S con 3, S con 4. Bene, se il primo lo chiamo 0, 0, il secondo lo posso chiamare 0, 1, il terzo lo chiamo 1, 1 e l'ultimo si chiama 1, 0. Come vedete, simboli adiacenti differiscono per un solo bit. La codifica di Gray è possibile e a questo punto uno lo utilizza. Il tratteggio rappresenta regioni di decisione che sono lontane. Va bene, mancano 7 minuti, quindi non c'è possibilità di presentare anche le modulazioni bidimensionali. Vi farei qualche esempio sulle modulazioni bidimensionali. Però rimane giusto quel paio di minuti per farvi un esempio di formati di modulazione monodimensionali e marie, quindi maria lineare. Qualche esempio di applicazione. Chiaramente, se avete visto il binary PAM, ora non vi scandalizzerete se vi presento l'Emmary PAM, il PAM è Mario, che è poi il segnale PAM, di cui sappiamo tutto perché siamo partiti da quello, dal segnale PAM per valutare la PSD, la correlazione e la potenza. In questo caso il segnale trasmesso XT sarà una sommatoria sul K di un simbolo con K per l'unico impulso di base. Vedete, gli esempi di prima erano modulazioni binarie, quindi il simbolo era l'unico, uno dei due possibili simboli, che era il bit, quindi utilizzavo B con K come termine per rappresentare il bit, perché bit e simboli è la stessa cosa, modulazione binaria. Nelle modulazioni marie utilizzo il simbolo con K. Se vi ricordate, il generico segnale trasmesso è una sommatoria su K di un segnale trasmesso all'istante kesimo, che dipende soltanto dal simbolo con K, per t meno kt, poiché è lineare, questa generica dipendenza è un coefficiente per un impulso base, che è l'unico che abbiamo, quindi questo diventa un coefficiente, che in questo caso è proprio il simbolo stesso, per l'unico impulso. E proprio questa è proprio l'espressione del segnale PAM, vi ricordate? Somma su k, simbolo per impulso, shiftato.
ci metto la parola M, oppure la posso anche sottintendere, in genere ci si mette la, non la parola, la lettera B per ricordarmi che è binario, pan binario, altrimenti è un pan e basta, che di conseguenza non è binario, è Mario. Un altro segnale invece, un altro formato di modulazione comunemente utilizzato è l'MASK. Se vi ricordate, abbiamo fatto nel caso lineare binario il binary amplitude shift keying, la SK binario, adesso abbiamo la SK e Mario, che non è nient'altro che un PAM, adesso è Mario, in banda passante. Al solito può essere la modulazione in banda passante a doppia semibanda o singola semibanda. Se fosse a doppia semibanda è semplicemente il segnale per un coseno. Quindi questo è semplicemente è un MPAM in banda passante. Se a doppia semibanda l'espressione è questa, se fosse a singola semibanda invece l'espressione sarebbe, vi ricordate, da trasmettere P e P cappuccio. Devo trasmettere un equivalente bassa a bassa che non è reale ma è complesso. E la parte immaginaria deve essere la parte reale trasformata in Hilbert. Vi ricordate la modulazione SSB? Somma su K di A con K, P di T, meno K di T, coseno, più A con K o meno, se lo volete a se è banda di sopra o se è banda di sotto, i cappucci, quindi la con K lo posso mettere davanti, di T meno KT seno. Se in singolo se in banda, ok? Questo occupa la metà della banda di quelle sopra. Vabbè, se non ci sono domande...